Chiesa del Letto Santo, quali sono le sue origini e perché è così importante? Le origini si perdono nella notte dei tempi, si è sempre sostenuto che fosse un santuario e anche una fortezza di età bizantina. Questo è molto probabile, in ogni caso da quando si ha notizia dello stanziamento di una comunità in questo territorio la denominazione nota anche dalle fonti è sempre stata quella di Santo Stefano, e poiché in tutti i rivelli di anime e beni non si cita mai intramenia una chiesa o un monastero di Santo Stefano, né nel vecchio sito, il casale di Santo Stefano di Mistretta, né nel nuovo sito, quello costiero di Santo Stefano di Camastra, è logico ritenere che questo monastero fosse extramenia. È il punto di riferimento sia fisico che spirituale per tutti gli stefanesi, più immediato è sicuramente questo luogo, che quindi prima di essere il santuario del Letto Santo, con ogni probabilità è stato il monastero di Santo Stefano in Terram Mistrecte, come citano le fonti. Secondo alcuni studiosi, tra cui anche il Ruggeri, questo inoltre fu sede di un sito esistente in epoca araba di cui parla Idrisi, lo storico ruggeriano, il cui testo appunto tra Caronia e Tusa pone una località detta Calat al-Kawarib, che gli studiosi hanno sempre tradotto in Rocca delle Barchette, però etimologicamente è sbagliato, perché Rocca delle Barche, Tukur, così come si pronuncia, è il borgo fortificato a monte non è a mio avviso da ricercare nel santuario del Letto Santo ma nel castello di Mistretta, mentre il borgo marinaro provvisto di una torre, come abbiamo visto, è da ricercare nel piano del castellaccio. Possiamo dire che questo santuario del Letto Santo è stato testimone di tutta la storia di Santo Stefano di Camastra, cioè soprattutto dell'alluvione devastante che c'è stata nei secoli scorsi? Assolutamente sì, qui è proprio il caso di dire: se le pietre potessero parlare ci racconterebbero sicuramente una storia lunga almeno 2000 anni, come abbiamo visto. Il punto è assolutamente strategico, si domina un ampio raggio visivo a 360 gradi, quindi sicuramente le sorti di questo territorio sono state a volte controllate o a volte semplicemente osservate da questo punto.